Ciao bambini! Continuiamo il nostro lungo viaggio nelle origini della Terra. Allora, la volta scorsa abbiamo parlato dell'era paleozoica e abbiamo visto come gli esseri viventi, da semplici pesci, si siano evoluti e quindi trasformati in anfibi e così via, diventando addirittura poi rettili. Scopriremo oggi in che cosa si sono evoluti questi rettili che ormai avevano iniziato a popolare la terraferma. Prima però di procedere con il significato di era mesozoica, vi vorrei parlare dell'estinzione del Permiano. Allora, sapete che Permiano è l'ultimo periodo in cui è stata suddivisa l'era paleozoica. Alla fine di questo periodo dovete sapere che si è verificata una delle più grandi estinzioni di massa. In pratica ci fu la scomparsa di circa il 95% delle specie marine e del 70% delle specie dei vertebrati terrestri. Quindi questo vuol dire che gli animali sopravvissuti a questa grande estinzione furono davvero pochissimi. Ovviamente adesso vi starete chiedendo come mai sparirono tutti questi esseri viventi. Ecco, i motivi sono sconosciuti ancora oggi. Probabilmente, pensano gli scienziati, questa estinzione può essere stata la conseguenza di un evento catastrofico. Ma non vi preoccupate, perché per capire meglio di cosa stiamo parlando vi propongo un filmato. E quindi, grazie a questo filmato, vi potrete immergere in quel mondo di milioni e milioni di anni fa. Buona visione! C'è lava, ma non è un singolo vulcano. L'intero paesaggio sta eruttando. È un'eruzione di basalto. Un immenso strato del mantello si sta innalzando dalle profondità della Terra, spingendo la roccia fusa attraverso le fessure della crosta terrestre. Il paradiso lussureggiante è ormai un inferno senza vita. Gli scutosauri e i gorgonopsidi sono morti. Sono le prime vittime della più grande estinzione di massa che il mondo abbia mai visto. L'estinzione del Permiano. Sull'altro lato del continente Gondwana, è come se non fosse successo niente. Neve. Ma la temperatura è di circa 20 gradi. Non è neve, è cenere, scaturita dalle eruzioni lontane 16.000 chilometri. La cenere brucia, soffoca e uccide gli animali in tutto il mondo. L'atmosfera è satura di anidride solforosa rilasciata dalle eruzioni. Quando piove, il gas si trasforma in acido solforico e brucia tutto quello su cui cade. All'inizio sembrava che questo fosse un disastro localizzato, ma ora è diventato globale. Le eruzioni siberiane innalzano i livelli di diossido di carbonio. L'atmosfera si riscalda. L'acqua evapora. La vegetazione muore.
Pensavamo che la vita finalmente avesse preso piede. Ma ora è chiaro che ci sbagliavamo. Non ci sono segni di vita sulla terraferma, ma negli oceani. Non può essere vero. Gli oceani stanno diventando rosa. E le piante, i trilobiti, i predatori sono tutti morti. Tutto tranne queste alghe rosa. La nuova atmosfera più calda deve aver riscaldato gli oceani privandoli dell'ossigeno. Ora niente, a parte le alghe, può sopravvivere in quest'acqua stagnante. Le eruzioni siberiane stanno trasformando l'intero pianeta. Niente, neanche il letto oceanico più profondo è al riparo. Guardate, bolle. Ma non è ossigeno, è metano, che fuoriesce da estese sacche di gas sotto il letto del mare. Il metano è un gas serra almeno 20 volte più letale del diossido di carbonio. Fino a questo momento è rimasto ghiacciato, ma con l'innalzarsi della temperatura del mare, il metano comincia a sciogliersi. Rilasciato nell'atmosfera, questo potente gas fa innalzare ancora di più la temperatura. Fino a 40 gradi, 6 gradi in più rispetto a prima delle eruzioni siberiane. Ora, perfino le creature che avevano resistito fin qui sono spacciate. Sono passati 500.000 anni da quando sono cominciate le prime eruzioni e per tutto questo tempo, mezzo milione di anni, la lava ha continuato a fuoriuscire. In questo momento ricopre un'area vasta come gli Stati Uniti, con uno strato di roccia fusa spesso 6 chilometri. Il 95% di tutte le forme di vita è stato distrutto. Solo pochissime creature sopravvivono, scavando nel terreno e cibandosi di qualunque cosa trovino. Ma tutto il resto è morto. 250 milioni di anni fa siamo tornati al punto di partenza, a un pianeta senza vita. Come nostro solito, partiamo dal significato della parola mesozoica. Anche questo termine deriva dal greco ed è composto da queste due paroline che vedete in rosso, ovvero mesos, che vuol dire mezzo, e zoe, che vuol dire invece vita. Quindi mesozoica significa era della vita di mezzo. Infatti l'era mesozoica è un'era, l'era che si trova tra quella paleozoica e quella cenozoica che studieremo più avanti. Come vi accennavo prima, l'era mesozoica è l'era dei dinosauri, quindi tra un po' scopriremo come quei piccoli rettili che abbiamo conosciuto nell'era paleozoica si siano poi trasformati ed evoluti in dinosauri. Collochiamo adesso l'era mesozoica sulla linea del tempo. Allora, quest'era ha inizio 230 milioni di anni fa e finisce circa 60 milioni di anni fa. La durata complessiva è di 160 milioni di anni. Prima di andare a vedere in quanti periodi si suddivide, scopriamo un attimino come si presentava la Terra. Nel primo periodo dell'era mesozoica, il Triassico,
esisteva sempre un unico grande continente, ovvero la Pangea, e un unico grande oceano, ovvero la Pantalassa. Successivamente, nel secondo periodo, nel Giurassico, questo grande continente, la Pangea, inizia a frantumarsi, formando altri due continenti, la Laurasia al nord e il Gondwana a sud. Inoltre, tra questi due continenti c'era l'oceano chiamato Tetide. In questo periodo iniziano anche a formarsi le Alpi e l'Himalaya. Le Alpi, ovvero la catena montuosa più importante d'Europa, l'Himalaya, la catena montuosa più elevata e possente al mondo che troviamo in Asia. Passiamo a capire in quanti periodi è stata suddivisa l'era mesozoica. I periodi dell'era mesozoica sono tre: Triassico, Giurassico e Cretaceo. Adesso vedremo cosa succede in ciascun periodo e anche in questo caso parleremo del clima, della flora e quindi della vegetazione, della fauna e quindi degli animali. Il primo periodo è il Triassico, che ha inizio 230 milioni di anni fa. Come abbiamo detto prima, sulla Terra esisteva soltanto un unico supercontinente, la Pangea, e un unico mare, la Pantalassa. Il clima era molto caldo e c'erano molti deserti. Nelle zone centrali la vegetazione era scarsa, mentre lungo le coste c'erano boschi di conifere e felci. Inoltre non c'erano alberi da fiore. La Terra era popolata da pesci, anfibi, insetti enormi e rettili di ogni tipo. I primi dinosauri erano piccoli e tra i dinosauri di questo tipo e di questo periodo troviamo ad esempio l'edafosauro, questo qui che vedete nell'immagine, e il mastodontosauro. Passiamo adesso a parlare del Giurassico. Il secondo periodo è il Giurassico, che ha inizio 195 milioni di anni fa. Allora, come abbiamo detto poc'anzi, le terre della Pangea cominciarono a separarsi a causa dei forti terremoti, e così in questo periodo che si formarono due grandi continenti, Gondwana e Laurasia. Allora, durante il Giurassico il clima divenne più fresco e umido, inoltre pioveva abbondantemente e quindi i terreni erano anche paludosi. Per quanto riguarda, diciamo, gli animali e quindi la fauna presente in questo periodo, c'erano pesci, rettili marini, rettili volanti, dinosauri e insetti. Uno tra diciamo, i rettili volanti è proprio l'Archaeopteryx, che è considerato dagli scienziati come l'uccello più antico. Inoltre presentava sia caratteri ancora appartenenti ai rettili, perché deriva dai rettili, sia però anche caratteristiche tipiche degli uccelli, infatti aveva ali e piume. Durante il Giurassico, inoltre, la Terra si ricoprì di foreste e i deserti scomparvero quasi completamente. E infatti, diciamo, il clima fresco e umido favorì la diffusione dei dinosauri erbivori, che grazie all'abbondanza di cibo e al clima mite divennero sempre più giganti, giganteschi. Ed eccoci qui pronti per parlare dei dinosauri. Allora, il termine dinosauro significa lucertola terribile ed è un termine inventato dallo studioso Richard Owen nel 1841. I dinosauri sono stati dominatori dell'era mesozoica, quindi hanno vissuto fino a 60 milioni di anni fa, fin quando poi non si sono estinti. Allora, i dinosauri erano rettili terrestri, avevano la colonna vertebrale, la pelle impermeabile ricoperta di scaglie o piume, avevano quattro zampe, avevano quattro zampe e deponevano le uova. La grande famiglia di dinosauri è stata divisa in due sottogruppi, ovvero saurischi e ornitischi. Questa distinzione è fatta in base alle ossa del bacino.
ovvero l'insieme di ossa che servono a collegare gli arti posteriori, e quindi questi, alla colonna vertebrale. Se notate dall'immagine, vedrete un triceratopo che fa parte della famiglia degli ornitischi e invece un tirannosauro che fa parte della famiglia dei saurischi. Se notate, le ossa del bacino sono diverse, queste qui colorate. Allora, ma ritorniamo a noi. I saurischi avevano un corpo simile, il termine saurischi inoltre, il nome saurischi, scusatemi, significa bacino da lucertola. Avevano un corpo simile a quello dei coccodrilli. Generalmente avevano le zampe anteriori molto corte, infatti guardate il T-Rex. Così camminavano con quelle posteriori e quindi erano bipedi. Potevano essere inoltre sia erbivori che carnivori. E alcuni, e se vedete, questi sono alcuni esempi: il T-Rex e il Velociraptor. Mentre il termine ornitischi vuol dire bacino da uccello. Infatti, gli ornitischi, come lo stegosauro e il triceratopo, che vedete qui, avevano una struttura del bacino simile a quella degli uccelli, inoltre avevano un becco privo di denti che usavano per brucare l'erba e potevano essere bipedi oppure quadrupedi. Bisogna fare una distinzione molto importante, bambini, che notato non c'è sul vostro libro ed è per questo che ho deciso di non farvi leggere quello che c'è scritto, in un certo senso, perché non bisogna confondere con i dinosauri i rettili marini e i rettili volanti. I rettili marini come gli ittiosauri, che hanno dominato l'oceano durante l'era Mesozoica, e rettili volanti come gli pterosauri, che invece dominavano il cielo. Passiamo al Cretaceo, che è l'ultimo, terzo ed ultimo periodo dell'era Mesozoica e inoltre anche il periodo più lungo. In questo periodo i due continenti, quindi l'Eurasia e Gondwana, continuarono a separarsi fino ad assumere quasi l'aspetto, diciamo, attuale. Il clima continuava ad essere fresco e umido e apparvero le prime piante con fiori e frutti. In questo periodo le specie di dinosauro si moltiplicarono sempre di più, al che ogni continente ormai era abitato da diversi tipi di dinosauro. Insieme inoltre ai dinosauri, in questo periodo si diffondono nuovi tipi di pesci, insetti e anche piccoli mammiferi. Infatti, questi piccoli mammiferi venivano chiamati protomammiferi, vengono chiamati protomammiferi, che a differenza dei rettili, come vedete dall'immagine, con il personaggio dell'era glaciale, avevano il corpo ricoperto di peli, ma comunque deponevano le uova. Ma che fine hanno fatto i dinosauri? Allora, dopo essersi adattati a tutti gli ambienti, si sono estinti circa 60 milioni di anni fa. E nello stesso periodo scomparvero anche i rettili marini, gli ittiosauri, come abbiamo visto prima, e quelli volanti. Allora, gli studiosi ovviamente non hanno determinato la causa della loro estinzione, ma si pensa ci sia stata una grossa catastrofe. Ed ecco alcune delle ipotesi. Allora, prima, secondo questa ipotesi, un enorme meteorite colpì la Terra, sollevando un'enorme quantità di polvere e provocando degli tsunami con onde altissime che distrussero tutto. Passiamo alla seconda ipotesi. Secondo alcuni studiosi,
In quel periodo ci furono eruzioni vulcaniche che durarono migliaia di anni. La temperatura della Terra sarebbe aumentata e l'aria sarebbe diventata quasi respirabile a causa appunto dei gas. Passiamo all'ultima delle tre ipotesi. Secondo questa teoria, ci furono alcuni cambiamenti climatici che portarono alla scomparsa quasi totale della vegetazione. Quindi cosa successe? Che gli erbivori erano rimasti ormai senza cibo e cominciarono a morire. E così successe anche poi ai carnivori. Allora, ovviamente queste sono solo tre delle ipotesi. Sono solo tre appunto delle teorie a cui hanno pensato gli studiosi, ma in realtà ce ne sono molte, molte di più. L'importante è sapere che all'estinzione dei dinosauri non è stata data ancora una ragione, non c'è ancora una causa certa, si possono fare solo delle ipotesi. E con l'estinzione dei dinosauri termina anche la nostra lezione di oggi. Ci vedremo alla prossima lezione e parleremo dell'era Cenozoica. Ricordate che nel file dell'attività di storia avete anche il link per vedere un video sull'evoluzione dei dinosauri. Spero vi piaccia, così potete immergervi completamente nell'era Mesozoica. Ci vediamo alla prossima, bimbi. Ciao!